Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti nella mia cucina. Questo è il mio secondo canale di ricette sane, leggere, consigli per un'alimentazione sana e anche prodotti acquisti al supermercato shopping bio. Quindi se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi! Questa cosa perché in tante persone non lo sanno che ho un secondo canale, quindi mi fa piacere se mi seguite anche qua. E oggi vi faccio la ricettina aggiornata dei miei pancake sani e leggeri, italianizzati, non quelle americanate che sono piene di burro, zuccheri e tante cose grasse. Facciamo una versione sana e leggera che si può mangiare sia per colazione che per merenda e soprattutto sono molto molto consigliati se fate sport, perché sono questi qua pancake proteici che quindi vi danno tanta energia e tante proteine per fare i vostri muscolettini. Ecco qua che almeno ci sono, non si fa trovare, va bene? Con banda le ciance iniziamo subito ragazzi. Già ho fatto due ricette dei pancakes, ve le lascio nel box informazione. Adesso ve ne faccio una ancora diversa da quelle, ma non perché quelle non mi piacciono più. Come sapete io sperimento sempre nuove cose, faccio tanti tanti esperimenti in cucina e quindi questa è semplicemente una variante sempre sana e leggera, sempre ottima, perfetta a colazione e a merenda. Qua che vi faccio vedere adesso sono quelli che sto facendo in questo periodo e vi servono soltanto 3 ingredienti per farli. Io li chiamo pancake a cocco e cacao perché anche il tipo di farcitura, di guarnizione è proprio particolare al cocco e cacao. Mi sta piacendo tanto, insomma, la mia fissa del periodo. Poi magari tipo fra una settimana vi faccio un altro video perché prendo un'altra fissa, io so così. Ho preparato i miei 3 ingredienti, guardate com'è semplice. Senza zucchero, senza grassi. Sì, eccoli qua, sono 3 ingredienti che sono la farina di riso, quindi adesso ve li farò vedere con la farina di riso. Invece nell'altro video mi sa che avevo utilizzato la farina di avena. Sono le mie 2 farine preferite per quanto riguarda queste ricettine dolci, pancakes eccetera. Però potete anche provare con la farina integrale, quella normale. Viene la farina manito ovo, qualsiasi farina, vengono buonissimi, quindi non vi preoccupate. Comunque io questa ad esempio di riso vi faccio vedere, la compro semplicemente al supermercato di questa marca, ma di tante marche ormai si trovano. E anche quella di avena la potete utilizzare, sono ottime. Albumi che li ho messi qua dentro, ho trovato proprio lo scatolo di albumi, quindi per utilizzando solo gli albumi mi trovo meglio così, che sono ricchi ricchi di proteine. E lo yogurt, io oggi utilizzerò questo qua al cocco che mi piace tantissimo, veramente lo adoro tanto, yogurt greco, e mi permette appunto di non dolcificare la ricetta. Nel caso in cui voi non avete questo qua ma volete utilizzare uno bianco, quindi total zero, che è completamente magro, vi viene una ricetta ancora più leggera di queste qua. Però vi consiglio in quel caso di aggiungere un cucchiaino di sciroppo d'agave per dolcificare, perché questo è dolce, mentre quello bianco no. Quindi poi sta a voi in base ai vostri gusti. Iniziamo! È molto semplice, vado semplicemente a pesare tutti gli ingredienti, a buttarli, proprio gettarli qua dentro. La farina di riso io l'ho messa qua in questo contenitore, appunto. La farina, yogurt greco, questo ne metto, non lo metto tutto, un po' lo lascio fuori per la guarnizione poi. E ci metto gli albumi. Ok, inizio a mescolare così, sapete che io non amo sporcare il frullino, ce l'ho ma non amo sporcarlo, e quindi preferisco, dato che vengono buonissimi uguali, utilizzare una frusta a mano, che poi è fucsia, quindi è bellissima. E comunque se volete potete anche usare il frullino, comunque bastano veramente 2-3 girate di questo, perché la farina di riso ha questo pregio che subito si mescola e non fa grumi. Ok ragazzi, adesso ingrediente magico per farli venire un pochino più sofficiosi e morbidi: un pochino di bicarbonato, veramente un ingrediente super super segreto che sta qua dentro. Io ne metto proprio poco, ad occhio, guardate la punta del cucchiaino, vedete? Meno di mezzo cucchiaino, insomma. Lo metto direttamente qua dentro. Adesso non so se riuscite a vedere. Comunque io lo metto così. E poi, dove l'ho messo, proprio a quel punto dove l'ho messo, ci metto qualche goccina di limone. Vedete cosa succede? Fa questa schiumina, perché vuol dire che il bicarbonato si è attivato. Mescolo, vedete? Fanno le bollicine. Vuol dire che si è attivato e adesso li vengono più soffici,
e ho detto quest'altro segreto per pancakes proprio perfetti. Questa è la ricetta perfetta dei pancakes. Ci spostiamo quindi da quest'altro lato della cucina con una padella aderente, bassa fiamma, un pochino d'olio, lo ungo leggermente, anche se questa padella non si attacca, però meglio metterci proprio così, ungiamo semplicemente la padella, così evitiamo qualsiasi problema. Quando è abbastanza caldo ci vado a versare un po' di impasto. Nel frattempo in un bicchiere vado a preparare la mia cremina, perché vi ho detto che li voglio fare al cocco e al cacao. Metto cacao e acqua. Le quantità sono un po' ad occhio, perché comunque deve esserci molto cacao e poca acqua, di modo che viene molto molto densa, deve venire una crema molto molto densa. Nel caso in cui è troppo liquida aggiungete più cacao, nel caso in cui ad esempio come adesso aggiungo un altro po' d'acqua perché è troppo dura. Ecco qua, questa è la consistenza della mia crema al cacao, vedete? Volete dolcificare, ci potete aggiungere, io vi consiglio un po' di miele, un po' di sciroppo d'agave, un po' di stevia se la volete fare a zero calorie, e oppure fate come faccio io ci metto un po' di questo yogurt che mi serve sempre per la decorazione sopra, e basta poco così, e che questo è già un po' zuccherato, e lo metto qua e mi dà praticamente un po' di dolcezza. Così. Quando inizia a fare le bollicine, come vi ho detto negli altri video, allora è il momento di girarlo. Ecco qua. E vedete le bollicine? E voilà. Ta-da! Non è venuto proprio perfetto, ma vabbè. Ecco qua. Adesso è perfetto. Yeah! Comunque vengono troppo belli, guardate come sono belli, alti e super sofficiosi, come sono buoni ragazzi, io li adoro. Ok, fatto, e continuiamo così per tutto l'impasto. Eccoli qua, sono pronti i miei pancakes. Adesso per la farcitura, facci vedere come faccio, troppo buone, di cacao, di crema al cacao. Farina di cocco, che è buonissimo, tipo una piramide, ma guardate come sono belli questi pancake, cioè sono super soffici, sono troppo buoni questi, anche così, zac, e l'ho mangiato. Io però voglio fare le cose più speciali. Yogurt al cocco, quindi faccio alternato yogurt, cocco e cacao, e con un po' di gocce di cioccolato, madonna, è troppo buono. E terminiamo con le gocce di cioccolato. Che spettacolo! Wow! Porno food! Guardate com'è bella! È buonissimo! Tuffiamoci nei pancake! La piramide food porn! Cioè, ma guardate aperto com'è bello! Madonna! È magnifico! Sembra una torta! È buonissimo, mio Dio!